Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina e oggi ho preparato le conchiglie con la crema di porri e speck. Vi auguro una buona visione. Accendiamo il cookeo. All'interno della pentola mettiamo un pochino di olio evo, un cucchiaio. Andiamo su manuale, cottura normale, temperatura elevata e iniziamo a far riscaldare l'olio. Quando l'olio è caldo, aggiungo lo speck. E lo dobbiamo far rosolare. Vado a togliere lo speck. Aggiungiamo un altro pochino d'olio nella pentola. Vado ad aggiungere il porro. Evitare che il porro si brucia, aggiungo un goccino, ma proprio un goccino di acqua. E fatelo stufare. Arrivati a questo punto, arrestate la cottura senza spegnere il cookeo e andiamo a togliere il porro. Dopo aver tolto il porro, all'interno della pentola mettete l'acqua, mettete la pasta, il sale impostiamo cottura a pressione 6 minuti, premete ok. Mentre la pasta sta cuocendo, andiamo a preparare la salsina. Quindi all'interno del bicchiere del frullatore ad immersione vado a versare il porro che abbiamo appena cotto. Aggiungo la panna da cucina. Un pizzico di sale, pepe nero,
cucchiai di parmigiano grattugiato. Frulliamo. Assaggiate ed eventualmente regolate di sale. Cottura terminata. Arrestiamo il cuqueo ed andiamo ad aprire. Con questo tipo di cottura possiamo mettere anche un pochino più di acqua, non c'è problema. Vedete, adesso io avendo messo un pochino di acqua non faccio altro che andarla a scolare la pasta e la rimetterò in pentola. Allora, eccoci qui, la pasta è cotta, il colore è dato dal fatto che vi ricordo che io la pentola l'ho utilizzata sporca perché avevo prima rosolato lo speck e poi ho rosolato il porro. Quindi c'erano tracce di olio e quindi ha questo colore. Prima che vi scatenate, ah, la pasta non c'era un coloraccio. Quindi buttate all'interno la crema che abbiamo preparato prima con il porro e la panna. Diamo una bella girata. E possiamo andare ad impiattare. Mettiamo sopra un po' dello speck che abbiamo rosolato prima, in questo modo. Di pepe nel piatto e il piatto è pronto da servire. Se il video vi è piaciuto e se vi sono stata utile, vi chiedo come sempre di lasciarmi un like. Se è la prima volta che capitate qui sul canale, iscrivetevi. Per le notifiche c'è la campanellina, quella rossa sotto al video. Vi ricordo che nell'info box vi trascrivo gli ingredienti. E a me adesso non rimane che augurare un buon appetito a tutti, un bacione, un abbraccio, ciao ciao e alla prossima ricetta.